circa 15 anni che facciamo il servizio del Banco Alimentare, ci siamo resi conto che le stesse persone che attraverso le strutture caritative aiutavamo avevano bisogno anche di prodotti, non soltanto prodotti generi alimentari, derrate alimentari, ma anche prodotti per l'igiene e per l'infanzia. E quindi questa è stata un po' la spinta per far nascere un servizio che si occupasse soprattutto di, diciamo, di garantire, questi prodotti a chi riceveva già, le derrate alimentari. Quali sono gli obiettivi che vi predisponete di raggiungere? Obiettivi sono di rendere il più possibile, diciamo, la distribuzione, diciamo, efficace, efficiente, in modo che gli enti, che le strutture che vengono a ricevere, che vengono a prendere le derrate alimentari possano ricevere contemporaneamente anche una dotazione di prodotti per l'igiene, quindi fare un discorso onnicomprensivo, insomma, che sia che comprenda sia le derrate sia i prodotti per l'igiene e per l'infanzia. Un magazzino che sta a Fiano Romano, dove riceviamo queste derrate, questi prodotti sanitari che poi distribuiamo, e lì chi vuole donare può portarli lì. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che ogni tanto facciamo delle raccolte presso i supermercati, per cui facendo queste raccolte immagazziniamo questi prodotti che poi distribuiamo. Il 15 giugno inizierà la campagna di Più Bene dal titolo Fai del bene comprando più bene. Come considera questa partecipazione delle farmacie? Ci teniamo molto perché innanzitutto è un modo per sensibilizzare direttamente il pubblico attraverso questa iniziativa, no? Cioè il cliente che si reca nella farmacia si rende conto che può fare un gesto di solidarietà acquistando un prodotto, e quindi questa è una grande opportunità per noi e un grande, diciamo, messaggio di coinvolgimento diciamo, delle persone verso